Andiamo adesso a vedere le strategie di trading, una carrellata di tutte quelle che sono le strategie che ci permettono di identificare delle anomalie di calendario nei mercati finanziari. Questa è una raccolta, puoi trovare maggiori informazioni poi sul nostro blog con il tag Strategies. Qua ce ne sono 15 ed iniziamo. Intanto, cos'è una strategia e cos'è un'anomalia? Facciamo degli esempi. Primo esempio, strategia giorno della settimana, tattica lunedì oppure martedì. Secondo esempio, strategia mese dell'anno, la tattica è il mese, la specificità del mese, quindi può essere aprile, novembre e così via. Terzo esempio, strategia effetto di Halloween, tattica da novembre, aprile, eccetera. Un'anomalia invece è composta da uno strumento, una strategia, una tattica e una direzione, come per esempio S&P 500, Halloween Effect, da novembre aprile long. Partiamo quindi dalla prima strategia che è il mese dell'anno, che si divide in due tipi, singolo mese, MOI, Month of the Year, oppure multi, più di un mese, MOI multi. Queste strategie analizzano se e quando i ritorni di uno strumento sono anomali in uno o più mesi dell'anno, con appunto questi due tipi di strategie. Month of the Year viene analizzato un singolo mese, la posizione viene aperta il primo giorno di trading del mese e chiusa l'ultimo giorno di trading del mese. Esempio invece per l'altra, MOI Multi, esempio con la tactic 1-3, significa che apre la posizione il primo giorno di trading di gennaio e la chiude l'ultimo trading day di marzo. Vediamo un esempio empirico interessante che mostra la forza e la debolezza del dollaro statunitense contro l'euro tra dicembre e gennaio. In particolare vediamo che il dollaro tende a mostrare una debolezza verso la fine dell'anno e una forza all'inizio del nuovo anno. Il primo grafico è short di euro-dollaro in dicembre dal 1971 al 2020, mentre il secondo è long di euro-dollaro sempre dal 71 al 2020. E una spiegazione fondamentale che viene data in letteratura è che questa debolezza del dollaro USA a fine anno è guidata dalla legislazione fiscale statunitense. Per molte società è il giorno del bilancio, quindi per risparmiare nelle uscite fiscali a dicembre trasferiscono denaro sui conti di filiali estere, quindi vendendo dollari, mentre a gennaio comprano di nuovo i dollari portando denaro negli Stati Uniti. Seconda strategia, giorno della settimana, con abbreviazioni TDV, Trading Day of the Week, settimana che è fonte di organizzazione temporale, influenza l'organizzazione e la strutturazione delle nostre attività, e ci sono studi scientifici che analizzano la variazione dell'umore umano nei giorni della settimana, collegando l'umore umano alla propensione al rischio delle persone. Comunque queste strategie analizzano appunto i ritorni degli strumenti finanziari nei giorni della settimana. Ci sono tre tipi di strategie. La prima, Trading Day of the Week, analizza i ritorni in un giorno specifico della settimana, come per esempio il lunedì. Trading Day of the Week overnight, a differenza del Trading Day of the Week, tiene la posizione aperta la notte e la chiude all'apertura del giorno successivo. TDV Multi analizza i ritorni in più giorni della settimana, ad esempio se la tactic è 1-3, apre la posizione all'apertura del lunedì e la chiude alla chiusura del mercoledì. Vediamo un backtest di un portafoglio costruito su Forecast Cycles, composto da anomalie di tipo TDV. A fianco vedi un backtest di due portafogli, linee gialla e rossa, paragonate al benchmark S&P 500 in nero. Due portafogli composti, la linea rossa da 5 anomalie, mentre da 9 quella è in colore oro. Costruite su titoli di tipo futures, di indici o materie prime. E il criterio per scegliere queste strategie è stata la significatività statistica del backtest nel periodo in sample, che andava dal 1963 al 2010, con uno score rating, quindi è un indice sintetico che misura la significatività statistica del nostro backtest, di almeno una stella. Questa card, per esempio, ha 2 stelle, quindi rientrava in uno di questi due portafogli. Vediamo che i ritorni medi annuali dal 63 al 2021 sono stati del 31%. La linea rossa composta da 5 anomalie, del 45% quella composta da 9 anomalie colore oro, contro un ritorno medio annuale dell'8% dell'S&P 500. Terzo effetto, quello delle festività, abbreviato in HOL, che sta per Holidays. Le festività sono periodi interessanti da studiare, sono molto studiati in letteratura, quei giorni che precedono e seguono i giorni festivi.
come Natale e Capodanno. Poiché i giorni che precedono le vacanze sono generalmente associati ad uno stato d'animo delle persone positivo, che determina questo una maggiore propensione al rischio, quindi più propensione ad asset rischiosi, azioni, e meno asset considerati safe haven, sicuri, come i bond. Mentre nei giorni successivi alle vacanze, le persone tendono ad avere uno stato d'animo peggiore, relativamente peggiore, se non negativo, e quindi una maggiore avversione a rischiare, meno azioni, più bonds. Su Forecast Cycle ci sono tre tipi di strategie che analizzano questo effetto dell'avvicinarsi delle feste. La B, che significa before, analizza i ritorni nei giorni precedenti alle festività. La tipo A, after, nei giorni successivi alla festività, e C, across, i ritorni nei giorni a cavallo delle festività. Vediamo un esempio nell'indice S&P 500. Nella tabella vedi il rendimento medio in sample e out of sample, lordo e netto delle 11 festività principali statunitensi, analizzate con la strategia All C33 su S&P 500. Significa All C across, che parte 3 giorni prima la festa e chiude 3 giorni di trading successivi alla festa. Teniamo a mente che nell'intero periodo 1928-2021 S&P ha avuto un rendimento lordo medio in 6 giorni dello 0,16%. Quindi questa tabella, che come vedi qua ci sono nella prima colonna le holidays, la all significa tutte le holidays messe insieme, e poi c'è Capodanno, Washington Birthday, Memorial Day e così via. Il numero di trades, il numero di anni che corrisponde quasi sempre al numero di anni, qui in questo caso 965 che è la somma di tutti questi numeri, 93 perché sono 93 anni e così via. Qui il periodo, l'anno in cui inizia il periodo out of sample, qua i ritorni lordi e a fianco i ritorni netti, qua vedi il ritorno lordo in sample, ritorno lordo out of sample, ritorno lordo nell'intero periodo, invece ritorno netto in sample, ritorno netto out of sample, ritorno netto all intero periodo. Quindi notiamo che ogni festività ha un rendimento lordo medio positivo, mentre tre di esse hanno un rendimento medio netto negativo. Se vedi, sto parlando della colonna Average Return Gross All, tutti positivi, significa che in questo periodo di 6 giorni che contorna, che sta a cavallo delle feste, l'S&P in media è salito. Ci sono in particolare tre festività più bullish delle altre, che sono state in ordine: Capodanno con un ritorno medio lordo del 1,40%, giorno dell'indipendenza 1 e Natale 0,92%. Questi rispetto alla media dell'S&P 500 in 6 giorni, ritorno ricordo dello 0,16%, Capodanno con 1,4 è stato 8,7 volte maggiore, mentre giorno dell'indipendenza 6,2 volte maggiore, Natale 5,7 volte maggiore. Questo è un esempio perfetto di anomalia, un ritorno, un comportamento fuori dalle righe di uno strumento finanziario in un certo periodo di tempo.